Siamo qui con Mauro Astriano, assessore all'istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli. Durante questo congresso di Scienziabilmente sono state premiate alcune scuole per bellissimi e interessanti lavori che riguardano l'inclusione, tecnologia e scrittura al fine dell'inclusione. Ecco, lei è rimasta soddisfatta? Quanto ancora possono fare le scuole per quanto riguarda questo argomento? Sicuramente sono rimasta soddisfatta perché le scuole hanno espresso al massimo della creatività il tema dell'inclusione in tutte le sue declinazioni. Le scuole possono fare tanto perché è proprio attraverso la scuola che si può promuovere veramente una cultura dell'inclusione. Quindi sia attraverso le pratiche quotidiane, quindi le pratiche attraverso le quali all'interno dei contesti educativi si eliminano tutti gli ostacoli e tutte le barriere alla partecipazione, soprattutto oltre che all'apprendimento, ma anche attraverso la creatività, l'inventiva. Ho visto la realizzazione di un prototipo di robot, quindi ci sono tante soluzioni possibili che possono passare proprio attraverso la sperimentazione e l'elaborazione anche poi di nuovi linguaggi, di nuovi codici e di nuove modalità comunicative. Bene, grazie. Io avrei un'altra domanda. Volevo sapere cosa possono fare le scuole di importante per allontanare i ragazzi dalla cattiva influenza della criminalità. Allora, le scuole possono fare tanto, ovviamente non tutto, perché i contesti sono dei contesti pervasivi dal punto di vista dei modelli culturali e quindi poi anche di quelli che sono i contesti economici e sociali, però la scuola può rappresentare un'opportunità riscatto, un'opportunità di vedere il mondo con occhi diversi, un'opportunità anche di immaginarsi un futuro e una narrazione diversa rispetto a quello che è il contesto familiare. Quindi se la scuola svolge questo compito in realtà la scuola non è tanto più un luogo di un ascensore sociale come era stata insomma immaginata precedentemente, però può essere anche un luogo in cui si disegnano destini diversi. Va bene, la ringrazio tanto.